Pessimismo, antinatalismo, l'orrore cosmico che porta a ridefinire l'essenza dell'uomo come un piccolo essere all'interno di un universo vastissimo e quindi come dovrà vivere questo essere solamente soddisfando i bisogni primari che gli sono concessi, mentre tutto il resto sarà solo lusso. E dall'altra appunto questo lusso di Byung-Chul Han, oppure la poetica dietro le opere autobiografiche di Nosgard e Oster, la vitalità, il vitalismo. Bene, vediamo tutte queste cose attraverso una serie di letture subito dopo la sigla. Thomas Ligotti, o Thomas Ligotti per dirlo all'inglese, autore straordinario del panorama weird horror contemporaneo, che si rifà a livello di ambientazione e atmosfera ai racconti di Poe, e invece a livello della poetica di Lovecraft, inserendoci la filosofia, padre insieme a Chambers del Re Giallo di quella che è True Detective, serie TV meravigliosa, almeno la prima stagione, autore secondo me straordinario, che quando lo leggi, questo Ligotti, ti sembra già di essere in mezzo a un classico della letteratura, sicuramente un nome che rimarrà nella storia della letteratura horror e non. Uno straordinario, straordinario autore. Lasciate che vi legga qualcosina quest'oggi, sia di Ligotti che anche di altri autori, sempre sul pensiero di un pessimismo che in questo caso si rifà a Nietzsche da una parte, a Schopenhauer dall'altra, ma che secondo me risulta molto interessante nella poetica di questo autore e ovviamente non solo. Supponendo che qualcosa debba esistere, ci dice Ligotti, il mio mondo perfetto sarebbe quello in cui tutti hanno sperimentato l'annullamento del proprio io. Solo così la coscienza di noi stessi in quanto individui unici scomparirebbe. Continueremo a funzionare come esseri dotati di bisogni fondamentali, mangiare, ripararsi, vestirsi, ma la vita sarebbe poco più di questo, non sarebbe necessaria. Quello che si auspica Ligotti, che è un pessimista, ma definirlo tale è anche riduttivo, sarebbe quello di vivere assecondando solamente i nostri bisogni primari, perché tutto il resto è fuorviante, tutto il resto è l'autoinganno della mente umana, che come ci dice anche Nosgard in questo bellissimo testo che è in primavera, testo autobiografico, poi ne parleremo, ci dice proprio che l'autoinganno è la componente più umana di tutte. Ce lo dice anche Umberto Eco, Baudolino, no? Tema centrale secondo me all'interno di questo romanzo capolavoro di Eco. L'autoinganno come componente più umana di tutti gli esseri umani. Noi ci mentiamo continuamente perché abbiamo bisogno di farlo, e tutto ciò che costruiamo è appunto costrutto, perché in realtà avremo bisogno di molto meno. Tornando a Ligotti, ci accontenteremo semplicemente di esistere, risolvendo i nostri bisogni primari. A questo mondo c'è soltanto un problema: nessuno si accontenta di quello che ha. Vogliamo sempre qualcos'altro, qualcosa in più, e quando lo otteniamo vogliamo qualcos'altro ancora in più. Per noi la soddisfazione non esiste, e della non soddisfazione ecco che emerge ovviamente il dolore. Quello che vuole azzerare Ligotti è proprio il dolore, la sofferenza, che è la componente umana insieme all'autoinganno più forte, perché noi gli diamo più importanza rispetto ai momenti di felicità, diciamo così. Per noi la soddisfazione non esiste. Moriamo con il rimpianto per ciò che non abbiamo mai avuto e non avremo. Ecco, noi moriamo con il rimpianto di qualcosa che non abbiamo avuto, non di qualcosa che abbiamo avuto, proprio perché poniamo più attenzione sugli aspetti tragici della nostra esistenza piuttosto che su quelli gioiosi. La maniera di esistere perfetta che immagino non sarebbe diversa da quella della maggior parte dei mammiferi, che si nutrono gli uni degli altri e provano paura per questo, spaventati soprattutto dagli umani. Naturalmente continueremo a doverci sfamare, ma non credo che saremo i buon gustai ghiottoni che siamo al momento. La grande cucina, ma la cucina in genere, è anch'essa lusso. È come l'intrattenimento, come l'arte. Noi avremo bisogno di mangiare solamente le cose basilari. Come tutti gli animali, questo è ovvio, patiremo una o l'altra forma di dolore. È l'essenza dell'esistenza. Ma non ci sarebbe motivo di metterla sul personale, cosa che innalza il dolore naturale al livello dell'incubo. E quindi torniamo alla parte di prima, in cui, che non avevamo ben capito, ci dice che il modo migliore per vivere è attraverso l'annullamento del proprio io. È l'io, il vivere nella nostra soggettività, il vivere come noi al centro del mondo, che ci porta a soffrire. Questo è il problema. Vivendo in uno stato animale perderemo la nostra identità, il nostro io. Saremmo sempre un io, però lo saremo in maniera minore, perché assorbiremo meno il dolore dell'esistenza su di noi. Ci annulleremo come esseri singoli e diventeremo una sorta di tutt'uno. So che un mondo di questo genere sembrerebbe vuoto ai più.
Niente competizione, niente arte, nessun intrattenimento di alcun tipo, perché sia l'arte che l'intrattenimento si basano sul conflitto tra persone e nel mio mondo quel tipo di conflitto non esisterebbe, perché nel suo mondo non esisterebbe la persona con l'identità, con l'io, sarebbero appunto, come ho detto prima, un tutt'uno. Non ci sarebbero le attività che gonfiano l'io, come quelle che derivano dal lavorare per guadagnare più del necessario, e nessuna attività scientifica perché non avremmo l'impulso a migliorare il mondo o a possedere informazioni non necessarie a vivere. Nella concezione di Ligotti, il mondo, ovviamente, cioè l'uomo si estinguerà. L'uomo a un certo punto non esisterà più, è ovvio, questa cosa la sanno più o meno tutti. E quindi che senso ha migliorare un mondo? Nell'egoismo, no? In quella che comunque sarà una distruzione inevitabile. Sarebbe meglio vivere un presente, sarebbe meglio vivere perdendo questo lusso. Poi ne parliamo con Bionciulan, cos'è il lusso. Non ci sarebbero quindi neanche credenze religiose che emergono da disperazione e illusioni che non patiremo più, né le relazioni personali che si basano sulla differenza, e nel mondo perfetto saremmo tutti la stessa persona, oltre a essere integrati con la natura. Tutto ciò che faremmo avrebbe un'utilità pratica per soddisfare i nostri bisogni naturali. Non saremmo esseri illuminati né saggi, modi di essere che implicano l'esistenza di qualcuno in uno strato epistemologico inferiore. Questo è quello che ci dice Ligotti, che per quanto abbia un pensiero molto diverso da quello che ho io sinceramente, è sempre interessante leggerlo, quindi per questo lo consiglio come autore. Io ho ancora letto poco in realtà, quindi devo approfondire. La cospirazione contro la razza umana è un testo quasi teorico, no? della sua filosofia di vita, filosofia che lui fa entrare prepotentemente all'interno dei suoi racconti, quindi è un autore che ha molto da dire. Ma a proposito del lusso, andiamo a Bionciulan, sano intrattenimento, il capitolo più interessante, che si chiama proprio sul lusso, appunto, che è una grande analisi. Vi leggo un pezzo. Alla base del lusso, cioè lusso, cosa intende lui con lusso? Intende l'importanza del superfluo nella vita degli esseri umani. C'è tanto di superfluo nella nostra vita, l'abbiamo visto con Ligotti. Quello che ci dice Bionciulan è: alla base del lusso non vi è alcun bisogno naturale, alcuna necessità. Esso scaturisce piuttosto da un bisogno immaginario e proliferante, per cui non rivolte ai bisogni, non è turbinoso, piuttosto è dominato da un bisogno innaturale, dal folle bisogno senza bisogno, che al contrario della fame vera, quella materiale, non si può mai soddisfare. Quello che ci dice Bjung è che il lusso non si soddisferà mai, perché non è come il bisogno basilare. Il bisogno primordiale è quello che soddisfi, ma i bisogni primordiali sono pochi, no? Noi abbiamo bisogno di qualcosa di più da affiancare ai bisogni primari, e questo bisogno emerge da un immaginario, è proliferante. Quando pensiamo a immaginario non possiamo fare a meno che pensare al fatto che l'anima, come dice dopo, fiorisca nell'abbondanza. Dal pane e dall'acqua, per quanto dolci possano essere, non sgorga alcuna arte, poiché l'arte richiede un eccesso che vada oltre il basilare. Il bisogno primario è basilare, il bisogno secondario, diciamo così, è l'abbondanza, è l'eccedere, no? Quello che ci dice prima, all'inizio di questo capitolo, è straordinario. In base alla teoria del lusso, c'è la presa di distanza dal naturale o l'inclinazione all'innaturale. Così l'uomo dedito al lusso prende dai fiori solo l'aroma e produce il profumo. Cioè è come se il fiore fosse l'elemento basilare. Quello che ne trae l'artista da quel fiore, ovvero il profumo, è qualcosa di innaturale, è qualcosa di artefatto. Ma è il suo essere artefatto il punto forte. Quindi l'artista prende le mosse dalla realtà e vignetta il seme della finzione, del costrutto. Ed è questo allontanamento rispetto alla natura, la deviazione dalla natura, che rende il fiore bello e sontuoso. Molto spesso siamo abituati a guardare la natura, pensiamo a Montgomery, poi farò un video dedicato a lei, in cui la natura ci sorprende, no? La natura ci sorprende nella sua semplicità, più di tutto il resto, ma noi abbiamo bisogno anche del resto, perché è proprio attraverso questa estrazione dal basilare che noi traiamo veramente la soddisfazione del vivere. Il lusso non è degrado spirituale, bensì aumentata vitalità. L'arte quindi attinge alla realtà e ve ne estrae qualcosa affinché questa diventi, attraverso la finzione, un costrutto che aumenta la vitalità della realtà a cui è attinto. Questa è una cosa che ho scritto in realtà, è un appunto personale, non è Bionciulan. Ma arriviamo
altro pezzo del capitolo, ci dice che senza l'immaginazione e le sue ricche immagini vi sono solo bisogni fisiologici. Noi, appunto, non possiamo rispondere solo ai bisogni fisiologici. Se l'uomo si è evoluto in questo, si è evoluto, insomma, se l'uomo è cambiato così tanto, diciamo così, è perché aveva bisogno di altro. E infatti, nell'immaginazione e nelle sue ricche immagini, ci dice Jung, si deve ogni splendore, ogni bellezza. L'uomo tende ai bisogni secondari, al lusso, perché ciò che ci fa vivere è l'allontanamento dallo stato primordiale. Nel bisogno, nel turmine dei bisogni, l'anima umana non fiorisce, giacché il suo elemento, il suo spazio, è il ricco splendore. Quindi Jung ha una tesi opposta rispetto a quella di Ligotti. Jung ci dice che l'artista, cioè l'uomo, vive nel lusso, non vive nel bisogno primordiale, vive nella vitalità. E parlando di vitalità, non posso che pensare a due autori, in particolar modo, che sono Paul Auster e Nosgard. In particolare alle prose autobiografiche di questi due autori. Nosgard, diciamo che scrive prettamente autobiografie, poi inserisce in queste autobiografie una narrazione stile romanzo, però tutto quello che racconta è reale. Cioè non è che all'interno di una realtà lui inserisce la finzione, no, cioè è reale. Però la sua prosa è come quella di un romanzo, quindi io lo consiglio assolutamente. Cioè, Nosgard è straordinario autore, questo è un buon punto da cui partire, molto breve rispetto alla mia lotta, che è il suo testo autobiografico diviso in 6 volumi, se non sbaglio, 500 pagine ogni volume. In Primavera è il racconto che lui fa, una lettera scritta alla figlia appena nata, in cui racconta di questa nascita, di questa primavera, che appunto rappresenta proprio la nascita, della depressione della moglie. E la cosa interessante di questi due autori, Paul Auster in Diario d'inverno, L'invenzione della solitudine, e Nosgard in Primavera, prendiamo questi testi, è il fatto che loro raccontano la vita in modo diverso da Ligotti, perché qui c'è il vitalismo, qui c'è la bellezza dell'esistenza, però lo raccontano in modo crudo e reale. Ligotti anche crede di avere e ha probabilmente una presa sulla realtà, però queste narrazioni, in particolare Paul Auster, perché in questo caso Nosgard è molto più tolstoiano, diciamo così, nel periodo della conversione, riescono ad essere reali, a trattare del reale e a farlo con crudezza. Cioè, quindi anche dietro il positivo, la bellezza e la vitalità della vita si nasconde in realtà quello che siamo. E per questo queste narrazioni appaiono con così tanto realismo, proprio perché sono anche crude. Diario d'inverno, capolavoro di Paul Auster, in cui lui affina quello che aveva già fatto in L'invenzione della solitudine, in cui parla della morte del padre. Il Diario d'inverno è il racconto quasi autobiografico di Auster, che attraversa tutti i periodi della sua vita, in particolar modo l'inverno dell'essere umano, ovvero la vecchiaia, ma in realtà lui tratta tutto. Straordinario, bellissimo libro, ve ne ho già parlato. A proposito di vitalità, però, prima di leggervi Nosgard, vi voglio leggere un passaggio di Ligotti. Ho provato una momentanea soddisfazione davanti a chi ha avuto l'audacia di parlare male del prezioso dono della vita, sebbene sin dall'infanzia ci insegnino, con il lavaggio del cervello, a non dire mai una parola di sconforto. Se si vedono gli autori affini a Ligotti, soprattutto gli autori che lui prende in considerazione più spesso e ne parla molto in Nato dalla paura, questo testo da cui sto attingendo, ci si rende conto come sono tutti autori che hanno parlato male del vivere. A lui questo interessa. Non interesserebbe un Oscar, non interesserebbe un Paul Auster, che per quanto comunque, come ho detto, raccontino con crudezza, a lui non andrebbe bene. Perché per lui è l'insulto nei confronti di questo eccessivo vitalismo, di questo eccessivo difendere la realtà, la vita, no, che viviamo. Per questo poi lui difende l'antinatalismo. E in parte questo pensiero posso anche comprenderlo. Perché in un mondo dominato da religione, da positivismo, no? Ecco, studiate il positivismo, è una bellissima parabola di quello che è l'autoinganno umano. Cioè, noi veramente ci inganniamo che tutto quello che viviamo è meraviglioso. In realtà bisognerebbe avere una presa più critica sulla realtà, presa critica anche nel senso opposto, che Ligotti molto spesso non ha, secondo me. Quindi presa di coscienza critica su quella che è la realtà che ci circonda e sulla nostra esistenza. Ovviamente, anche se scrive un racconto dell'orrore che la infama, la vita, evitare di affermare la vita è impossibile. L'atto stesso di scrivere è una sua affermazione, così come il suicidio. Sono entrambi gesti vitali e idealisti. Questo punto di questo Nato dalla paura, che è una serie di interviste a Ligotti, insomma, è straordinario. Perché quello che Ligotti ci dice è che anche l'atto di scrivere,
che è un atto di lusso, riprendendo Byung, significa difendere la vita, o significa almeno esaltarla in qualche modo, anche se la si esalta nel suo pessimismo, ma comunque è un parlare di vita, e nell'atto della scrittura, così come nell'atto del suicidio, ci sarà sempre vitalità. Ligotti non difende il suicidio, Ligotti è contro il suicidio, quindi essere pessimista, essere antinatalista, non significa difendere automaticamente il suicidio, è molto più complesso di così. Quindi è molto interessante questo aspetto, cioè ogni gesto che noi facciamo, al di là dello scrivere, del comporre arte, di fare qualcosa che è lusso, tutto ciò che facciamo è una difesa della vita. Vestirsi, uscire, semplicemente alzarsi la mattina dal letto è un atto di difesa della realtà, della nostra realtà, della nostra vita. L'atto stesso di scrivere è affermazione della vita. Sono entrambi gesti vitali e idealisti. Lasciate che vi legga un passaggio di In Primavera. Siamo proprio alla seconda pagina, proprio all'inizio, così almeno capite se è un libro che può ispirarvi. Ho 46 anni e questa è la conoscenza più profonda che ne ho tratto. Che la vita è costituita da eventi che vanno parati e che i momenti di felicità riguardano l'esatto contrario. Qual è il contrario di saper parare? Cioè, quali sono i momenti di felicità? È il non regredire, il non ritrarsi nel tuo mondo di chiaro e scuro, caldo e freddo, morbido e duro. Non è neanche la luce dell'indifferenziato, non è né il sonno né il riposo. Il contrario di parare è creare, fare, aggiungere qualcosa a ciò che prima lì non c'era. E tu prima non c'eri, questo è un riferimento alla figlia, no? Perché questa appunto è una lettera alla figlia. Quello che ci dice Nosgard, e che ci dice anche Ligotti, è che la vitalità è il non pararsi, cioè il pararsi, il rimanere a letto, non svegliarsi, vivere dei bisogni primari, significa non vivere, significa lo stato di paura. Il resto, il non regredire, il non ritrarsi, il non essere indifferenti, significa creare, fare, aggiungere qualcosa dove prima non c'era. Il lusso è questo, è il nostro desiderio di essere umani, di lasciare qualcosa in questo mondo, anche se poi ciò non avrà senso, perché questo mondo imploderà su se stesso e tutto ciò che l'uomo avrà creato nel corso dei secoli si autodistruggerà, anche l'uomo stesso si autodistruggerà, tutto il processo scientifico non ha senso, perché siamo destinati alla mortalità. Che senso ha vivere di più, allungare la propria vita, no? Attraverso la medicina, che ne so, o attraverso l'impresa scientifica? Nessuno, perché moriremo comunque. Che senso ha mandare avanti la specie se moriremo lo stesso? Questo che ci dice Nosgard, creare, fare, nell'ottica cosmica non ha senso, e Ligotti ha ragione in questo, ma nell'ottica della nostra personale esistenza assume il senso del mondo intero. È la banalità delle banalità, ma è questo. Il creare, il fare, qual è l'atto finale del creare e fare? Ovviamente generare vita, fare figli, che per Ligotti è un'aberrazione, per Nosgard in questo diventa manifesto, diventa punto centrale della sua esistenza. Questo era il mio pensiero su un po' divagato tra vari autori, e non ho detto il mio pensiero essenzialmente, ma ho voluto un po' analizzare questi autori che sto affrontando recentemente, quindi le affinità, i rimandi mi sono apparsi chiari sin da subito, e ho voluto fare questo video appunto. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, in quale delle due filosofie vi ritrovate di più. Il discorso è ovviamente molto più complesso di così e meriterebbe una discussione maggiore, un approfondimento maggiore, ma questi sono tutti autori, Oster, Knosgard, Byung-Chul Han e Ligotti, che io vi consiglio assolutamente di leggere e di approfondire, perché hanno molto molto da dire. Ovviamente se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.